Finalmente ci incontriamo a Napoli! Ci vediamo sabato 29 aprile al Comic Con di Napoli dalle 16:30 per il film a copia del mio libro Il segreto del collegio. Vi aspetto! Cos'è questa canzoncina? Oh mamma, chi è quella ragazza? È carina! Sì, ma hai visto che faccia minacciosa che ha? Magari è arrabbiata. Ehi, non mi riconosci? Sono Rosa Ricci. Benvenuti! Questo è Mare Dentro, dove sono tutti amici! Ciao! Ciao! Questo è Pino. Ciao! Ciao, bro! Questo è Carmine. Ciao! Che bello, Carmine! È buona! Scusa! E questo è mio fratello Ciro. Ciao! Tutto bene? Benvenuti a Mare Dentro! Ehi, Ciro! Carmine! Come va, amico mio? Tutto bene, ciao! Ele, ma la serie non me la ricordavo così, non erano amici questi due. Ma Billy, questo non è mare fuori, questo è mare dentro. Credi che alle persone faccia piacere quando i personaggi si odiano tra di loro? No. Quindi questo è il mio video e decido io. Ma tra l'altro, dove sono Filippo e Nadizza? Sono in luna di miele. Ma non erano inseguiti dalla polizia? No, tutto a posto. Tanti auguri agli sposini. Accidenti, mare dentro è proprio tutto a posto. Proprio a te cercavo. Ma che bei capelli, ma che shampoo usi? Grazie, uso olio di cocco. Ma sono davvero belli, ma sono ricci naturali? Sì, sì. Pensa che io mi chiamo Rosa Ricci, ma i capelli lisci. Invece mi chiamo Viola e i capelli rossi. Ma loro due non erano nemiche e Viola non era cattiva? Video mio, decido io. Allora, visto che il video è tuo, posso fidanzarmi con Rosa Ricci? No. Ma tra l'altro, dove sono Filippo e Nadizza adesso? Ma secondo te, a Rosa Ricci piace qualcuno? Carmine? Ma come? Lo guarda sempre male? Ma sei sicura? Sicurissima. Ehi, ma Rosa, ti piace Carmine? A me? Ma sei pazzo? Allora non è un problema se c'è un'altra ragazza innamorata di lui. Chi? Nessuno! Ti stavo prendendo in giro, sei gelosa. Sei gelosa. Vabbè, forse un pochino, ma non lo dire a nessuno. Non lo dirò a nessuno. A Rosa Ricci piace Carmine. Cosa? Però non te l'ho detto, eh. Voglio vederli baciare. E come? Ragazzi, gioco della bottiglia. Ups, Rosa. Giriamo di nuovo. Oh, ups. Carmine, bacio, bacio. Oh, una bottiglia. Abbiamo una sete. No, Pino! Ciao, ciao. Piano fallito. Questo piano era stupido. Non era un piano stupido. Se solo Pino non si fosse bevuto tutta l'acqua. Allora, questo giro dobbiamo organizzare una festa romantica. Oh, mamma. Quindi dobbiamo fare shopping. Un po' di fiori. E ciù, troppo profumo. Delle candele. Speriamo non prenda fuoco nulla. E poi ci serve della musica romantica. Billy, perché non chiami Filippo così ci suona un po' di bella musica classica al pianoforte? Va bene. E ora dobbiamo vestire Rosa e Carmine eleganti. Tu ti occupi di Carmine e io invece di Rosa. Buona fortuna allora. Tranquillo, ho già un piano. Ciro! Sì, però non fare questa faccia. Scusami che il sole mi acceca. Vorrei che Rosa indossasse questo vestito carino. L'ho preso Rosa perché è Rosa Ricci. Però se gli chiedo io di metterlo non mi dirà mai di sì. Invece se glielo chiedi tu che sei suo fratello. Va bene. Rosa, ho un regalino per te. Allora Billy, è tutto pronto? Sì. Carmine ha il vestito elegante. Che carino. Anche Rosa è pronta. Che carina. Allora è pronta la musica? Sì. Hai chiamato Filippo? Filippo è ancora in luna di miele. Quindi ho chiamato Cardio Trap. Facciamo festa! Ma così Rosa e Carmine non si baceranno mai. Vabbè, dai, balliamo! Questo è Mare Dentro e sono tutti amici.
Sai come può finire al meglio questa puntata? No, con un bacio. Ha! Io li ho visti baciarsi ed Ele no. No! Rosa Ricci! Che succede? La direttrice è molto arrabbiata e ci vuole parlare. Buongiorno ragazzi! Allora, oggi è successo una cosa. Un applauso al capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Grazie Pinù, ma fammi parlare. Allora, oggi è capitata... C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Va bene. Però adesso c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Basta! La direttrice vi deve dire una cosa. Buongiorno ragazzi. Ma direttrice, posso fare una domanda? No Pino, quella a fare le domande qua sono io. E io gliela faccio lo stesso. Ma se ha male alla gamba, perché ha sempre i tacchi? Effettivamente. E tu perché non ti fai affari tuoi? Ma capitano, voi siete innamorato. E ricordatevi che l'amore è una prigione. Scherzo cupra, ti amo. Sono qui per dirvi che è scomparso un oggetto dal mio ufficio. Che oggetto? Non fare finta di non saperlo, Pinù. Non lo so davvero. È scomparsa la mia collana, per cui fino a quando non verrà fuori il colpevole, i permessi sono bloccati. Aia, mi sono fatto male. Dai, chi è stato? Lo dica. Chi Attillo? Sei stato tu? Ma ti pare? Perché dovrei? Per regalarlo alla tua amata. Ma non dire sciocchezze, Pinuccio. Billy, sei stato tu? Per una volta no. Tanto adesso vi interrogheremo tutti e scopriremo la verità. Cominciamo da Carmine. Buongiorno. Caramella? Non cominciare, Carmine. Ma perché gira tutto così? Che sei una trottola, Carmine. Caramella? Allora, Carmine Di Salvo. Dottore, non mi chiami Di Salvo. Io non voglio essere più un Di Salvo. E mi pare pure giusto. D'ora in poi mi dovete chiamare Carmine e basta. Come il cantante. Sfera e basta. Carmine, sei stato tu a prendere la collana? No. Caramella? E basta con sta caramella, ho già preso il caffè. E sai se qualcuno può averla presa? Ma che ne sacci? Io voglio vedere a futura. La vedrai dopo queste domande. Ma posso vedere almeno Rosa Ricci? Carmine, basta con sta Rosa Ricci. Ma capitano, notizia del giorno, Rosa è troppo bella. Notizia del giorno, sono innamorato. Notizia del giorno, ho finito le notizie del giorno. Il prossimo. Tu sei un cane mio. Te voglio bene. Pino, quello non è... Io te voglio bene e tu fai così. Pino, quello è un gatto. Isse, è un cane. Bau, bau. Abbaia. Bau, bau. Sa come l'ho chiamato? Non lo so, con i nomi che dai tuoi cani. Piedi di porco, chiave inglese, wrestling. Ma come ha fatto a indovinare? Si chiama wrestling. Anche se avevo tenuto in considerazione di chiamarlo ippodromo. Pino, perché vuoi chiamare un gatto come un campo da cavalli? Isso è un cane! Abbaia! Bau, bau! Mo ci andiamo a fare un giro, wrestling? Andiamo! Ma non abbiamo finito l'interrogato... Vabbè. Direttrice, parto con dirle che io non c'entro niente. Catil, ma stai calmo, non abbiamo neanche iniziato. Ma non ho fatto niente! Perché sei così teso? Non vedo una dizza da un giorno. Pensi che se chiamassimo una dizza saresti un po' meno teso per l'interrogatorio? Sì. Basta! È stata una pessima. Basta! Nadizza, sai qualcosa di questa collana? Dottore, con tutto il rispetto, ma se gliel'avessi presa io non se ne sarebbe manco accorta. Vieni qua! Fuori di qui! Rosa, sei stata tu a prendere la collana? Io sono Rosa Ricci! E chi sei tu per dirmi quello che ho fatto? E comunque non sono stata io, sono già piena di collane. Sarà stato quel traditore di Mimmo. Rosa, non puoi dare per qualunque cosa la colpa a Mimmo. E invece sì, è stato lui. Non pensiamo. Dottore, oggi è una bella giornata. Se la goda. E parlando di belle cose, avete visto quanto è bello Carmine? Però un Di Salvo, non ci posso stare insieme. Rosa, questo era un interrogatorio, non una seduta per parlarci dei tuoi problemi d'amore. Io sono Rosa Ricci, chi sei tu per dirmi già fa? Se voglio parlare dei miei problemi d'amore, parlo dei miei problemi d'amore. Oh, il prossimo. Allora, nome? Ciro. Ciro Ricci.
Ciro permanente. Pensi di fare ridere? Ciro, segni particolari? Sono un lupo. Au. Stai attento che poi Pino ti vuole adottare allora. Ma tu lo sai che i lupi se le mangiano le pecore. Qui i lupi non li abbiamo, ma facciamo la ricotta di pecora. Cevarim. Il prossimo. Edoardo Conte. Ma che succede? Sono le mie piccirille. Edoardo, ma con quante ragazze sei uscito? Dottore, dovete darmi meno permessi. Guardate quanto sono bello. Mi scusi, è perché io sono una tigre. Uno è una tigre, l'altro è un lupo, ma che siamo, allo zoo? Guardi, dottore, questa è una tigre, come me. Ma perché c'erano tutti con sto gatto? Teresa, ciao! Il prossimo! Cardiotrap, non è il momento di reppare. È sempre il momento di reppare, capitano. Controlliamo un attimo le telecamere di sicurezza. Non va. No, stavo cercando di far partire il telecomando. Ha già picchiato, ammazzate, no, rivista. No, 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 no. Questo telefono non va. No, 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 era perché il telefono non andava. No, che vuoi fare? No, lascia stare. Fuori! Allora, le Billy, siete stati voi? Io no. Di Billy invece non ne sono sicura. Oh, tu sei mia amica, dovresti proteggermi. Vabbè, comunque potete stare tranquilli. Billy è troppo scemo, si sarebbe già fatto beccare. Ma come ti permetti, oh? Basta, andate fuori. Come facciamo? Non abbiamo trovato il colpevole. Non lo so, dottore, non lo so proprio. Scusate, questa è la vostra collana? Sì, ma allora l'avevi preso tu. No, no, l'ho trovata. E dov'era? Se l'era presa il mio cane. Bau, bau. Pino, quello è un gatto. Allora, la rivolete o no sta collana? Ragazzi, avete visto? Ancora una volta Pinuccio ha salvato la situazione. Olè! Allora, usciamo insieme, Rosaricci. Lasciami stare. Basta voi due! Inizia un'altra giornata a mare dentro, dove tutti sono amici. Forse troppo. Ciao, Filippo, mio migliore amico! No, Filippo è il mio migliore amico. Non dite scemenze, sono io il suo migliore amico, Cardiotra. Abbiamo pure scritto una canzone insieme, Sangue Nero. Chiattiglio, non gli stare ad ascoltare, sono io il tuo migliore amico, no? No, mi sono appena svegliato, lasciatemi stare. E mentre voi vi litigate, Filippo, vi ricordo che è il mio fidanzato. Nad, non ti ci mettere pure tu. Ma perché siete tutti qua? Guerra di cuscini! Billy, Pinuccio e basta, avevo appena rifatto il letto. Ho un'idea, facciamo una gara per capire chi è il vero migliore amico di Filippo. E vai, adoro i quiz. Allora, la prima sfida è una gara di disegno. Ma che c'entra con l'amicizia? Vogliamo vedere quanto disegnate male. Uno, due, tre, via. Ma che palle, ma chi me lo fa fare? Io non c'ho voglia. Su, forza, non avete molto tempo. Ma io non ho capito a cosa serve questa challenge. A far perdere loro un po' di tempo, così tu hai un po' di tempo libero. Ah, grazie, grazie, finalmente un po' di relax. Allora avete finito di disegnare? Io ho fatto questo. Allora, Filippo, ti piace o no? È bellissimo, è bellissimo. Chiatti, non mi mentire. No, no, davvero. Pinuccio, fa schifo. Oh, ma come ti permetti? Pino, ma disegno meglio io. E invece Carmine? Io ho disegnato il mare, perché Filippo è come il mare. Libertà, spensieratezza, felicità. E poi c'è sta mare ofore. Sì, ma ti abbiamo chiesto di disegnare Filippo, non hai capito niente. Io invece ho dedicato una canzone a Filippo. Dopo Sangue Nero ho fatto Acqua Rosa. Un, due, tre. Caro Filippo, tu sei il mio amico. Non è il momento, non è il momento di cantare. Ma io... avevamo detto disegnare. Ma sono l'unica che ha capito? Ecco qui l'opera d'arte. Wow. Nod, ma è bellissimo. Grazie, Filippo. Sei proprio un artista. Ma basta, trovatevi una stanza. La prossima sfida è... vai via che voglio fare io il prossimo quiz. Io sono Rosa Ricci e chi siete voi? Carmine. Pino. Cardiotrap. Nadizza. Bene, possiamo iniziare il quiz. Quanti anni ha Filippo? 17.
L'ho detto prima io! Ma che ne so io? Lo ha detto prima Carmine. Certo, gli ha detto il punto solo perché ti piace. Io sono Rosa Ricci e faccio quel che mi pare. Prossima domanda. Che strumento suona Filippo? Pianoforte, se non lo so io. Oh, ma così non vincerò mai. Che canzone suona Filippo? Ma che domande sono? Sangue nero. È facile, l'ha scritta per me. Oh, sì, però così non si arriva da nessuna parte. Ma cosa serve questo quiz? Da dove viene Filippo? Milano, Milano. Ma quanto so forte. Prossima domanda. Come fa di cognome Filippo? Chiattil, ma che ne so io. No. Lo aveva detto io. Ferrari. Filippo Ferrari. Esatto. Vero Filippo? Ma dov'è finito Filippo? Non ci credo. Sono libero. Sono libero. Mamma mia, ma perché ce l'hanno tutti con me? Perché sei figo. Perché sei loro amico. Sì, vabbè, stessa cosa. Sì, ma non posso essere migliore amico di tutti contemporaneamente. Ho bisogno di una pausa. Chiattillo. Oh no, adesso non ti ci mettere pure tu. Tranquillo. So cosa vuol dire essere un leader. Beh, ma io non sono un leader. Tu sei troppo umile, Chiattil. Ma io non ho ancora capito che vuol dire Chiattillo. Vuol dire bravo ragazzo. Ma chi te l'ha detto, Chiattil? Vuol dire che sei un riccone e che te la tiri. Allora voglio esserlo anch'io. Carmine ha mentito. Ma sì, l'ha fatto per non farti offendere perché sei permaloso. Non è vero! Forse un pochino. Ascolta, se vuoi che ti lascino stare per un giorno, li devi distrarre. Ciao ciao. Ma che significa? Aspetta! Ragazzi, voi avete capito? Boh. Beh, devi trovare una cosa che piaccia a tutti per distrarli. Ma certo, sei un genio! A Pino piacciono i cani. A Nadizza suonare. Cardio trap, basta che gli diamo una canzone da rappare. A Carmine piace Rosa Ricci. Allora li distrarremo con queste cose. Cominciamo da Pino. Ragazzi, mi sono appena accorto di una cosa. Di che cosa? Non ho un cane. Ma non potevi dirlo prima! Beh, io ho un gatto, gli possiamo dire che è una razza strana di cane? Wow, che bello! Tu sei un cane mio. Io te voglio bene. Io te voglio bene e tu fai così. Pino, ma quello è un gatto. Isso è un cane. Abbaia. Bau, bau. Pino, ma quello non è un... Abbaia. Ti chiamerò wrestling. Ok, Pino ce lo siamo tolti, ora pensiamo a Carmine e Rosa. Senti Rosa, potresti andare a cena con Carmine stasera? Con Di Salvo. Perché? Perché altrimenti esce con un'altra ragazza. Dimmi dove dobbiamo andare. Rosa Ricci, come sei bella. Fammi un altro complimento e ti spenno. Dai Rosa Ricci, me lo dai un bacino? Ti tiro una sberla che ti fa volare da Napoli a Roma. Come sei carina Rosa Ricci. Questo è innamorato perso. Caramella. E anche Carmine ce lo siamo levati. Grazie ragazzi, ora mancano Nad e Cardio Trap. Ho scritto una canzone. Grande, così Nad suona e Cardio Trap canta. Esatto, esatto. Ciao Nad. Ciao amore, ma quanto sei bello. Sì, sì, ma basta! Ho scritto una canzone, potresti suonarla insieme a Cardio Trap? Mi hai dedicato un'altra canzone. Wow, Filippo, sei il migliore. E l'hai dedicata a me. Vabbè dai, imparatela così poi me la suonate. Fatto. Ah già, mi ero dimenticato che tu impari gli spartiti con la forza del pensiero. Vabbè, esercitatevi ancora un po'. 1, 2, 3. Finalmente, sono libero. Adesso posso stare un po' tranquillo. Chiattil. Ciro. Adesso che non ti dà più fastidio nessuno, puoi diventare il mio migliore amico. Sei assunto. No! Ragazzi, è arrivata una nuova compagna. Non mi ricordo il suo vero nome, ma si fa chiamare Crazy J. Favi J? No, Crazy J. Fai il DJ? Crazy J! Schiaccia play? Mi chiamo Crazy J, stupido. Ah, Crazy J! E io che ho detto? Non capisci niente, tu. Mamma mia, quanto se la tira questa. Ma come ti permetti? Che ho detto, ya? Ehi, io sono la queen, senti come rappo. Quando ci sono io, il pezzo lo strappo. Sono la più forte, faccio milioni di views. E qua il perdente sei tu. Non faceva rima. Come, scusa? Views e tu, non fa rima. Ma come ti permetti?
E poi la metrica non è neanche giusta. Insomma, stai facendo rime da 11 sillabe o da 7. Ti devi decidere. Zia, non te ne intendi di musica. Stammi a sentire. Io sono la regina. Sono più forte di prima. Non puoi battermi. Se ci proveresti... Se ci provassi. Cosa? Non è se ci proveresti, è se ci provassi. Zia, non te ne intendi di musica. Sì, però me ne intendo di congiuntivi. Guarda che io sono un corvo. Buon per te, abbiamo uno spaventapasseri? Io sono la più forte, faccio migliaia di views. E io ne faccio milioni, tra l'altro sei sul mio canale YouTube. Allora sai che c'è? Ti sfido a una gara di rap. Ehi ehi, veramente qui sono io quello che canta. Come ti chiami? Cardio Trap. Ah, e quindi canti trap? No, mi fa schifo la trap. Ma perché ti chiami Cardio Trap se ti fa schifo la trap? Boh, suonava bene. Allora io mi chiamo Cardio Matematica, perché mi fa schifo la matematica. Anch'io mi chiamo Cardio Matematica. E Cardio Prof, Cardio Broccoli. Non mi interessa come vi chiamate, mi interessa solo della mia musica e nessuno insulta la mia musica. Ma ascolta, non ti stavo insultando, stavo solo dicendo che è il verbo sbagliato. Ma tu non sai cosa dici, zia, io canto meglio dei BTS. Oh oh. Tu non puoi dire questo, ti sfido a una battaglia rap, domani sera alle 21. Va bene zia, tanto vincerò io, bye bye Crazy J. Ma cosa è successo? È stato tutto così cringe. Io la chiamerei Cringe J. Adesso devo dimostrare a quella tipa che sono la più forte. Sei interessante. Come ti chiami? Sono Crazy J. Che nome cringe. Ehi, senti come rappo. No, ti prego. Ti ho già sentita abbastanza. Non ne posso più. Adesso lasciami stare che devo scrivere una canzone rap per domani. Perché? Perché mi ha sfidato la tipa con i capelli neri. Rosa Ricci? No, quella smorfiosetta. Rosa Ricci? No, Eleonora. Beh, effettivamente si assomigliano. Senti, io ti posso aiutare. E come? Sono la migliore a scrivere, senti qua. Crazy, non toccarmi, io non sono la tua lady. Sai che vado sempre in fissa per il cash. Hai visto quanti follower ho? Vabbè, fai la TikToker. No, faccio la rapper. Che oggi più o meno la stessa cosa. Ma perché mi sono messa in questo pasticcio? Vabbè, ma tu fai anche la TikToker, no? Sì, non la rapper. Vabbè, più o meno adesso è la stessa cosa. Comunque preferisco YouTuber, sai? In ogni caso, non puoi andare alla battaglia rap così. Così come? Vestita così, QCQ, devi essere una tosta, come me. Io sono Rosa Ricci, ti dico come ti devi vestire, va bene? Ok. Cerchiamo un look che sia più adatto a una sfida rap. Tipo? Tipo non quello che indosso adesso. Ehi, mi sono ispirata alle Twice per farlo. Ti serve qualcosa tipo i miei vestiti? Vediamo se trovo qualcosa in valigia. Questo no, questo nemmeno, questo neppure. Sì però... aiuto! Basta! Ecco qua! Sì però adesso sono identica a te. Io sono Rosa Ricci e non c'è nessuno come me. Però mi assomigli, è vero? Devi cambiare l'acconciatura! Io stavo pensando di farle un tatuaggio. No, 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 va bene, il taglio di capelli. Vieni qua! Che c'è? Mi fai paura con le forbici in mano, diventerò pelata! Come il preside del collegio. E chiama Carmine, scusa, non è un parrucchiere? Buongiorno. Caramella? Oh, ci risiamo! Quante volte dovrò andare dal dentista per colpa tua? Scusa, Rosari. Carmine, basta girare come una trottola! Come mai mi avete chiamato? Rosa Ricci, mi devi dire che mi ami. Ma che sei pazzo? Sistemi i capelli alla mia amica. Va bene. Voilà. Wow, ma sono bellissimi! Adesso sì che sembri una trapper! Devo dire che sto bene, ma manca la cosa più importante. Una collana? No. Le scarpe? No. Dei denti dorati come i rapper? Ma no, Billy, la canzone! Ah, è la parte più importante della sfida? Eh beh, è una battaglia rap. Ah, io ho capito che era un concorso di bellezza. In quel caso vincevo io. Non credo, Billy. Ehi, ehi, qui è Crazy J. Allora, hai scritto qualcosa? Sì, senti qua. Ehi, ehi, qui è Crazy J. E poi? Ehi, ehi, qui è Crazy J. Basta? Scrivila tu se pensi di essere più brava. Io sono un corvo e so come vanno le cose. Mamma mia, tu veramente sei il personaggio più cringe di Mare Fuori. E tu quello più odiato. Cringe? Gne 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 gne. Appunto. Senti, se vuoi posso andare a spiare Leonora. Così le rubo il pezzo. Perché vuoi aiutarmi? Perché mi annoio.
E poi guarda che bella che sono. Se faccio qualcosa le telecamere mi inquadrano e così tutti sanno quanto sono bella. Eccoli lì, vediamo a che punto sono. Tisca, tusca, topolino! E tippe, tappe, tibidilappi, il nostro ballo è proprio bello. E tippe, tappe, tibidilappi. Ora facciamo la sigla degli Adams. Tarararam, 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 tarararam. Ma non stanno creando la canzone. Io sono Peppa Pig e questo è mio fratellino George. Questa è mammina e questo è Papino. Non ci credo, adesso si metterò a cantare la sigla di Peppa Pig. Vabbè, qui è tutto inutile. Dovrò spiare qualcun altro. Ok, se n'è andata. Ma a me piaceva cantare le sigle dei cartoni animati. Se avessimo scritto il pezzo davanti a Viola, lei sicuramente ce l'avrebbe rubato. Ammettilo. Stavamo cantando le sigle dei cartoni animati perché non ti viene in mente nulla. Sì, esatto. Da chi posso spiare? No, no, no. È scaduta l'ora. Esatto, Chiattil, è così che volevo. Grazie, bravo. Grazie. Accidenti, questa cantilena è proprio noiosa. Però il testo non è male. Magari posso rubarlo. Possiamo. Ehi, Crazy J, ecco qua il pezzo. Lo hai scritto tu? No, l'ho rubato a Cardio Trap. Ma non è corretto. E sentiamo cosa hai scritto tu. Ehi, ehi, sono Crazy J. Sì, sì, sono proprio lei. Crazy J, Crazy J, Crazy J. Tieni il pezzo di Cardio Trap, che è meglio. Sta per avvicinarsi la serata. Io ho scritto pochissimo. Cosa faccio? Prova a chiedere a Edoardo di aiutarti. Edoardo? È bravo? Beh, in realtà è l'attore di Edoardo, Matteo Paolillo, a scrivere le canzoni di Mare Fuori. Quindi sì, dovrebbe saper scrivere qualcosa. Va bene, allora gli chiedo una mano. Sì, spero per te che non sia impegnato con Teresa. Edoardo, potresti aiutarmi a scrivere una canzone? Teresa! Ciao! Edoardo, mi puoi aiutare? Teresa, sei la mia vita! Potresti aiutarmi? Teresa, il mio cuore ti sei presa! Fantastico, allora le rime le sai fare. Teresa è la mia vita, anche se sono sposato con Carmela. Però neanche tu sei male. Mi dai il tuo numero? Io sono una tigre. Arr! Vabbè, me la scrivo da sola, ciao. Il grande momento è arrivato, sei pronta? Non lo so. Io sono pronta a spaccare. Che vinca la migliore. Ehi, ehi, qui è Crazy J. Non puoi battere la lady. Tu tremi se mi vedi. Sono cresciuta in mezzo ai lupi. Sono uscita a Capobranco. Ho scelto questa strada e non ho alcun rimpianto. Io non ho nome da rapper, ma non ho neanche bisogno. Scegliere questa strada non penso sia mio sogno. Ti sei solo arrabbiata perché ti ho corretto il condizionale. Ma se mi fischiano le orecchie, che ci posso fare? Cara Crazy J, le tue rime sono scontate. Le ho viste e risentite, ma voi non vi annoiate? Ma cosa succede qua? Stavamo solo facendo una battaglia rap. Una battaglia rap? Fa provare me. Pum, pum, io sono il comandante, sono molto arrabbiato. Stavo riposando, ma queste urla mi hanno svegliato. Qui a mare dentro succede sempre il finimondo. Ma se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti a questo mondo. E ora andate tutti nelle vostre camere. Uffa. Timo Olivieri per sempre. Ciao. Ciao Timo Olivieri, io sono Eleonora e se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace. Se volete vedere altre avventure del Team Olivieri, che cosa aspettate? Ad acquistare il mio nuovo fumetto, Il Segreto del Collegio, dove ci sono io e tutti quanti i miei amici che affrontiamo nuove avventure. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao!